Oggi ci troviamo qua a Pisa in quanto abbiamo come CNA organizzato questo evento per presentare la CNA Editoria. Nasce questa esigenza in Toscana dopo che appunto a livello nazionale è stato creato questo segmento specifico per andare incontro alle esigenze degli editori, in quanto cambiano i tempi e cambiano le esigenze. Oggi l'editore, il piccolo editore, ha di fronte esigenze di logistica, di distribuzione e di promozione del proprio testo che fanno sì che si trovi spiazzato e che non abbia magari le risorse e le capacità di svolgere al meglio la propria attività. Oggi CNA Editoria ha l'intento di ascoltare queste esigenze e di provare a creare una struttura che sinergicamente sviluppi una filiera corta possibilmente tra l'editore e il cliente finale, bypassando eventualmente anche le varie distribuzioni che possono essere in talune occasioni fonte di difficoltà ulteriore per l'editore. Non solo questo, l'editore oggi ha anche esigenze qualitative superiori a quelle che erano quelle di alcuni anni fa. Infatti, un libro oggi non è solo un contenuto, ma è un prodotto che deve essere messo in vendita, pertanto ha necessità di caratteristiche tecniche, di qualità grafica e tecnica superiori rispetto alle precedenti versioni. Alcuni libri avevano delle punteggiature piuttosto che delle impaginazioni non troppo accattivanti. Questo non è la soluzione ai loro problemi, però è un elemento che fa sì che un libro venga più o meno apprezzato dal cliente finale. CNA dove si pone? Si pone nella gestione di interfacciare, perché al suo interno ha molte figure che vanno dal grafico al fotografo al web designer, la possibilità di far sì che queste persone parlino fra di loro e che creino questa sinergia, con l'auspicio che vi sia una maggiore fruibilità e snellezza nel produrre un libro. Questa è CNA e questo è l'intento che oggi abbiamo, speriamo di riuscirvi nel più breve tempo possibile. Sì, era un appuntamento che avevamo già programmato dopo il Salone del Libro, anche qui in Toscana abbiamo presentato il manifesto di CNA Editoria. È una scommessa che abbiamo fatto 2 anni fa come CNA, di dare, diciamo così, voce e rappresentanza ai piccoli e medi editori. Credo che da questo punto di vista i numeri ci stanno confortando, abbiamo circa già 500 imprese che sono associate alla CNA. Siamo una grande organizzazione, siamo una grande confederazione, mettiamo a disposizione le nostre capacità da un punto di vista organizzativo e economico a fianco delle imprese, quindi dei piccoli e medi editori. È un traguardo che vogliamo raggiungere in tempi brevi, da qui a 2 anni vogliamo essere l'associazione di riferimento dei piccoli e medi editori. Credo che ci sia, diciamo così, tutto l'humus, tutto il terreno fertile. Chiaramente ci devono accompagnare le imprese, starci vicino, consigliarci, darci, diciamo così, dei spunti. Da questo punto di vista la CNA sarà sempre a fianco degli editori. L'editoria, in particolare i piccoli editori, rappresentano da sempre una delle colonne portanti del tessuto culturale del nostro paese, non solo in Toscana, dove oggi abbiamo fatto questa interessante iniziativa, ma a livello nazionale l'editoria è uno dei veicoli principali per rappresentare, diffondere i valori culturali del territorio. Quindi tutto questo tessuto ha bisogno di una rappresentazione organizzata e in questo senso CNA Editoria è uno strumento ideale, infatti c'è stato un grande interesse intorno a questo progetto. L'editoria è una filiera che trova all'interno di CNA molte imprese
anche di altri settori, pensiamo agli stampatori, pensiamo ai legatori, e quindi c'è la possibilità di fare squadra e di lavorare in una logica di comunicazione tra professioni e tra mestieri. I territori rappresentano per le piccole imprese editoriali un'occasione eccezionale per trovare nuove opportunità di business. Ci sono tantissime cose da raccontare, pensiamo all'enogastronomia, pensiamo al turismo, alle risorse culturali che possono essere un'occasione unica per nuovi prodotti culturali e nuovi mercati come quello del turismo, che è uno dei principali mercati della Toscana e del nostro paese. CNA Editoria rappresenta una grande opportunità per i piccoli editori, per tutto il mondo dell'editoria indipendente, di avere una nuova voce in grado di rappresentarli, di dare più forza a chi crede nella cultura come in un grande investimento, che ha coraggio di investire e che non si spaventa di fronte alle grandi concentrazioni del mercato editoriale. I piccoli editori sono una risorsa della cultura italiana, meritano di essere aiutati e valorizzati. CNA Editoria non ha conflitti di interesse al proprio interno, rappresenta solo piccole imprese e quindi può pienamente rappresentare i piccoli editori indipendenti. Del resto molti editori, piccoli editori, sono storicamente da sempre associati alla CNA su tutti i territori italiani in cui la CNA è presente. E non solo, quando parliamo di editoria parliamo anche di sistema editoriale, se vogliamo di filiere, e quindi parliamo di tanti mestieri che sono assolutamente artigiani. Pensiamo al mondo della fotografia, pensiamo al mondo della grafica, pensiamo al mondo anche dell'informatica, dei software che vengono creati appositamente per il mondo editoriale, e pensiamo al mondo della stampa e della legatoria. Sono tutti mestieri artigiani. Certamente all'interno dei CNA i piccoli editori hanno l'opportunità di stare in una grande famiglia, di starci a pieno titolo, di trovare i punti di riferimento alle migliori condizioni di mercato, di fare squadra e di avere nuova forza. Qualche dato può essere utile, l'esperienza, la mia personale, quella del Piemonte. È stato solo 2 mesi fa redatto il secondo rapporto regionale sull'editoria piemontese, che ha reso evidenti dei numeri che pochi conoscevano e che danno un grande valore aggiunto al progetto di CNA Editoria in Piemonte. Sono state censite 812 imprese editoriali, alcune esercitano in modo prevalente questa attività, altre in modo meno, come dire, in modo secondario, ma tutti sono piccoli editori, piccoli, medi, grandi editori. E i numeri sono, come dire, significativi. Il 30% delle aziende editoriali piemontesi sono ditte individuali, un altro 17% circa sono SNC e SAS, quindi sono aziende con dimensioni assolutamente compatibili con quelle della media delle aziende italiane. Quindi quasi il 50% degli editori piemontesi sono artigiani o riconducibili alle dimensioni dell'azienda artigiana. CNA ha quindi molto da fare, ha molto da dare a questo mondo di imprese, e credo che potrà fare molto. Lo potrà fare certamente sostenendo iniziative al Salone Internazionale del Libro di Torino, ma lavorando e facendo squadra anche con tutte quelle altre CNA d'Italia, come CNA Toscana, come CNA Emilia Romagna, come CNA Roma, che hanno già fatto partire un progetto CNA Editoria e sono allo studio opportunità di confronto per capire quali sono le fiere editoriali più importanti. Bisogna metterle a sistema, bisogna farle conoscere nei territori altri, quindi quelle toscane le dobbiamo promuovere anche in Piemonte e in Emilia Romagna, quelle dell'Emilia Romagna le dobbiamo promuovere anche in Lazio e in Umbria e nelle Marche, perché così diamo, socializziamo opportunità. Il piccolo editore, in modo simile a tutti gli altri artigiani, dedica molto tempo alla propria attività, è totalmente immerso nel proprio lavoro, ha pochissimi collaboratori, ha bisogno di essere aiutato ad avvicinarsi al mercato in modo nuovo e dinamico, e quindi CNA Editoria può fare tutto questo. Il progetto che abbiamo presentato oggi, quello di CNA Editoria qui a Pisa, è un progetto importante. Vogliamo rispondere alle esigenze degli editori,
la presentazione del manifesto delle loro richieste al governo, ma anche, contiene anche un modo nuovo di presentarsi sul mercato, e in questo manifesto parliamo anche di quello che CNA è in grado di offrire a loro per colmare quelle lacune che li rendono deboli sul mercato. Stiamo parlando ovviamente dei piccoli e medi editori, non delle grandi concentrazioni. I due elementi che contraddistinguono la nostra opera sono, da una parte, appunto il manifesto, dove si parla di un modo nuovo di stare sul mercato, dove si mettono a fianco tutte le varie professionalità, da quella degli stampatori, dei fotografi, dei grafici, ma anche dei traduttori, un po' tutti i soggetti che fanno parte della filiera del libro e dell'editoria, e quindi di conseguenza anche della cultura, perché la nostra regione, ma anche l'Italia intera, è ricca di cultura e ha bisogno di essere promossa attraverso questa nuova struttura che è nata all'interno di CNA Comunicazione Nazionale, cioè CNA Editoria. Daremo risposte alle domande, alle richieste che gli editori vorranno presentarci. C'è bisogno della loro collaborazione, c'è bisogno del loro rapporto continuo, il loro apporto e supporto a questo progetto, che sicuramente non mancherà. CNA è in grado di offrire una struttura grande, una struttura forte, che gli darà possibilità di ottenere risposta alle loro domande, alle loro richieste, dall'accorciamento della filiera alla relazione sinergica fra i vari attori di questo mondo così affascinante come quello dell'editoria. A fianco del manifesto abbiamo presentato il progetto che avevamo già presentato sia a Torino al Salone del Libro che anche a Agrigento, a una manifestazione organizzata dalla CNA Pensionati. Il progetto è quello di pubblicare ogni anno un libro che parli della trasmissione della memoria, la trasmissione del sapere, perché in quest'Italia che ha fondato i suoi successi degli anni 60-70 sulla fantasia e sulla creatività, prima di perdere la nostra memoria, il nostro passato, le nostre grandi professionalità manuali, c'è bisogno che qualcuno le trasmetta. In questo rapporto di collaborazione con CNA Pensionati, tutti gli anni pubblicheremo un libro dove un pensionato racconta la sua esperienza di vita, sia nel mondo del lavoro come nella sua vita personale, e ogni regione, auspichiamo, presenterà un suo libro. Al Salone di Torino sanciremo il successo di quello che è stato considerato il libro migliore dell'anno. Attualmente a questo progetto stanno collaborando il Piemonte, cioè CNA Piemonte, CNA Emilia Romagna, CNA Roma e da oggi anche CNA Toscana. Questo serve anche per tenere uniti i rapporti all'interno di CNA, che è una confederazione che si occupa veramente degli interessi degli artigiani, di tutti gli artigiani più o meno grandi, e in questo rapporto, in questa grande famiglia, siamo ragionevolmente convinti di ottenere il successo per gli editori, il successo che meritano, sia accorciando la filiera, sia mettendo in relazione i vari soggetti, come già detto prima, ma soprattutto fornendo una casa comune che dia ai nostri piccoli editori, anche medi, anche un po' più grandi, la possibilità di tornare a essere protagonisti sul mercato, perché l'Italia, insomma, alla fine, siccome il 97% delle imprese italiane sono imprese artigiane, hanno diritto di essere rappresentate al meglio per quello che sanno fare e devono potersi esprimere. CNA è, come dire, la loro casa, e loro ci aiuteranno a farli ottenere successi che meritano.